Bentornato agente. Complimenti per aver superato la prima sfida. Anche questa settimana abbiamo una missione per te. Da 7 anni ormai in questo periodo dell'anno, ogni nave da crociera è vittima di una tempesta di cui i passeggeri non ricordano nulla. Sembra infatti che qualcosa, durante essa li addormenti mandandoli in una sorta di sogno reale. Questa figura, inoltre, può manipolare il sogno reale di ogni persona inserendo in esso le sue paure più grandi rendendolo il suo peggior incubo. Il mostro ha un nome, si chiama Sandman. Egli prende di mira le navi per spaventare nei sogni i passeggeri, offrendogli un'esperienza che sembra a tutti gli effetti reale. Grazie a quest'incantesimo rubo dalle persone la loro essenza, che sappiamo consegnerà all'uomo teschio per un incantesimo a noi ancora sconosciuto. La vostra sfida è dunque questa. Sulla nave da crociera vi sono i 9 sospettati della scorsa sfida, dovrete raccontare mediante un racconto una storia, che parte con il loro imbarco, prosegue con il soggiorno in nave arrivando fin quando Sandman non innescherà il suo incantesimo. Da qui date sfogo alla vostra fantasia, vi trovate nel mondo dei sogni. Piccolo particolare, essendo Sandman a gestire il tutto, in diversi giorni sarà lui stesso a darvi il luogo in cui ha portato le vittime nel sogno, quindi se state scrivendo una cosa dovete immediatamente adattarla alla descrizione fatta da Sandman, per poi continuare con la vostra storia. Per finire date una conclusione alla storia, sia essa negativa o positiva. Non vi è differenza. Ricordatevi che ciò che accade in sogno segnerà la realtà. Per rendere ancora più interessante la sfida, vogliamo dei disegni che rappresentino ciò che avete scritto, come delle storyline. Una volta finito il tutto inviate al solito indirizzo mail. Sandman smetterà di darvi indicazioni il venerdì. Quindi iniziate a mandare la mail da sabato. La sfida avrà durata fino a domenica mattina. Detto ciò, buona sfida a tutti. Antoni vi saluta.